Ci piace tantissimo guardare, guidare e perfino ascoltare le auto di Forza Motorsport. Ma per sbaragliare la concorrenza bisogna mettere a punto anche i dettagli più piccoli, incluse le impostazioni di gioco. Inizieremo quindi con dei suggerimenti su come sfruttare al meglio la potenza grafica di Xbox Series X e poi vi consiglieremo le impostazioni di gara migliori per divorare l'asfalto. Se vi interessa solo la seconda parte, andate direttamente al minuto timecode. Innanzitutto, ecco qualche piccola modifica che renderà ancora più fluida l'esperienza cinematografica di Forza Motorsport. Il nuovo simulatore di corse Turn 10 è un po' l'Oscar Isaac del mondo dei videogiochi. È di una bellezza da far svenire. E se avete la fortuna di giocarci su Xbox Series X, potete anche scegliere il tipo di bellezza che fa per voi. Ci sono tre modalità grafiche tra cui scegliere. Prestazioni, che privilegia le prestazioni a 60 fps e la risoluzione 4K. Grafica, che massimizza la fedeltà visiva a 4K con il ray tracing. E prestazioni RT, che usa una risoluzione variabile, con ray tracing a 60 fps in pista. L'opzione prestazioni RT è probabilmente la più adatta a Series X, perché offre un frame rate fluido a 60 fps senza sacrificare la fedeltà grafica e gli sbalorditivi effetti di luce ray tracing in tempo reale. Naturalmente, se preferite dedicare tutta la potenza del gioco alla profondità visiva, potete scegliere la modalità grafica, ma su Xbox Series X vi consigliamo di usare prestazioni RT. Ok, ora parliamo di gameplay. Iniziamo dalla traiettoria ideale. Per impostazione predefinita, Forza Motorsport guida i giocatori dalla partenza al traguardo con una linea che indica il percorso migliore sul tracciato. È un'opzione utile quando si percorre una pista per la prima volta e ovviamente sta a voi decidere se continuare a usarla o se disattivarla una volta presa dimestichezza col gioco, ma noi vi consigliamo di impostarla su solo frenata. In questo modo, il gioco mostrerà una linea rossa per indicarvi quando pigiare sul freno per rallentare. È un'opzione pratica e poco invadente che permette di guidare come si vuole, fornendovi giusto un suggerimento per affrontare le curve nel modo giusto. La troviamo molto utile per allenare il cervello e prestare più attenzione a quello che fanno gli altri concorrenti in curva, cosa che torna comoda nei tentativi di sorpasso. A proposito di freno, un'altra impostazione di assistenza che potrebbe tornarvi utile è l'ABS, o sistema antibloccaggio, al posto dell'impostazione predefinita parzialmente assistita. In questo modo avete il controllo totale del freno, ma l'ABS gli invierà degli impulsi per evitare che le ruote si blocchino e l'auto slitti come Bambi sul ghiaccio. D'accordo, non è la cosa peggiore che capita a Bambi nel film, ma è brutta lo stesso. Se disattivate del tutto l'ABS, potete comunque evitare incidenti del genere imparando a regolare gas e freno, ma se non vi va di imparare con una tecnica di guida così avanzata, lasciate pure che ci pensi l'ABS. Una delle decisioni più importanti da prendere quando si armeggia nel menu delle impostazioni di Forza Motorsport è quanto volete che sia realistico il vostro simulatore di guida. La sterzata è un ottimo esempio. L'opzione normale offre forse l'esperienza migliore, perché nonostante ceda al giocatore il totale controllo dello sterzo, con effetto estremamente realistico, smorza comunque alcuni effetti fisici per mantenere la stabilità del veicolo. Quando vi sentirete davvero a vostro agio, potrete vivere un'esperienza di guida davvero pura con l'opzione simulazione, ma non stupitevi se l'auto è molto meno governabile. Come l'ABS previene il bloccaggio delle ruote, il controllo della trazione impedisce che continuino a girare se perdono la presa sulla strada. In pratica, riduce la forza delle ruote motrici finché l'aderenza non migliora ed è molto utile per rendere più stabile l'auto. L'opzione sportiva è una bella via di mezzo. Tollera un po' più di slittamento prima di intervenire con una frenata correttiva, permettendo quindi di derapare senza che l'assistenza alla guida cerchi subito di tornare a contatto con la strada, cosa che a volte può rovinare la traiettoria di guida. Per lo stesso motivo, vi consigliamo anche di impostare il controllo della stabilità su sportiva, così potrete beneficiare delle opzioni di assistenza senza rinunciare al controllo del veicolo, come si addice a dei veri professionisti. Una delle situazioni in cui è meglio avere il pieno controllo del volante sono i pit stop. Consentendo lo sterzo manuale ai box, potete rientrare manualmente, ignorando le altre opzioni di assistenza alla guida. E poi sarà pure una cosa da poco, ma è un dettaglio che rende un po' più coinvolgente l'esperienza di guida e promette che vada liscia come l'olio. Inoltre, potrete perfino rendere un po' più rapidi i pit stop.
Con macchine così belle, le ammaccature vanno evitate a tutti i costi, soprattutto quando si guida a 160 km orari su un bolide che costa più di una casa. È qui che tornano utili le frecce di prossimità. Quando un altro pilota si avvicina un po' troppo, compaiono queste frecce per aiutarci a tenerlo d'occhio. È una manna dal cielo, per chi preferisce la visuale dell'abitacolo o dal cofano, e non vuole che qualcuno si infili nell'angolo morto. E poi, ridurre il più possibile le collisioni migliora la propria valutazione di sicurezza in modalità multigiocatore. Queste piccole modifiche possono fare davvero la differenza nell'impietoso mondo dell'automobilismo. Quindi parliamo delle zone inattive. Ovviamente qui le preferenze personali contano moltissimo, ma secondo noi diminuire le zone inattive dell'asse di sterzo e decelerazione da 24,15 a 18,5 rende il controller più sensibile e permette di attivare il freno e regolare lo sterzo con un bel po' di anticipo. Speriamo che queste modifiche vi aiutino a conquistare la gloria su Forza Motorsport, ma abbiamo altri consigli e informazioni in serbo per voi, quindi non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao!